Golden Goal, da noi solo i migliori. Golden Goal alla presentazione ufficiale del Progredi Tour Marcianise targato 2013-2014. Abbiamo sentito ai nostri microfoni i protagonisti, iniziando proprio dal direttore generale Danna, per continuare poi con il presidente del Progredi Tour Marcianise, l'ingegner Danna. Abbiamo sentito il primo cittadino di Marcianise, appena eletto da 4 giorni, il dottor De Angelis, il direttore tecnico dell'area tecnica è mister Foglia Manzillo. È stato abbastanza chiaro il tecnico con le sue idee, si è presentato alla piazza pieno di entusiasmo, con grande impegno. Dunque tutto pronto a Marcianise per questa stagione targata 2013-2014. Le telecamere di Golden Goal erano presenti, come abbiamo detto in apertura. A questo punto io direi di sentire proprio i protagonisti di questa conferenza stampa. Sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. Allora, con il direttore generale Danna del Marcianise Progredi Tour. Allora, prende il via la stagione 2013-2014 per la formazione giallo-verde. Prima società a presentarsi subito al mondo del calcio nazionale, con quali progetti? Ma noi diciamo che abbiamo deciso di partire prima, perché anziché puntare, come fanno altre squadre ambiziose come noi, sullo spendere tanto e male, abbiamo puntato sul partire a lavorare molto presto per capire come fare calcio ad alti livelli, ma in modo intelligente. Quindi fare spese oculate, fare serie riflessioni e dopodiché, al momento giusto, fare le scelte decisive per, come l'anno scorso, provare a vincere questo campionato. Come nasce la scelta di Foglia Manzillo alla guida tecnica dei gialloverdi? Ma Foglia Manzillo è un allenatore innanzitutto preparatissimo, e quindi diciamo che da questo punto di vista sulla piazza è tra i top allenatori. Poi è un allenatore giovane, pieno di entusiasmo e che ha voglia di rifarsi dopo anche alcune esperienze non molto positive. Quindi la sua ambizione, il suo entusiasmo, la sua fame sono cose che sono proprio anche della famiglia Danna, questa voglia di mettersi continuamente in gioco e di provare a vincere anche in situazioni difficili come quella nostra qui a Marcianise, dove non siamo sostenuti in maniera decisa dall'amministrazione. Speriamo che col nuovo sindaco riusciamo a ottenere qualcosa di più, e insomma partiamo oggi per fare bene. La politica appunto del Marcianise di questa prossima stagione 2013-2014 appunto sarà una politica basata sui giovani. Quanti giovani faranno parte di questa rosa? No, è una politica basata sui giovani sicuramente, perché innanzitutto soltanto avendo gli under forti si può essere competitivi. Affianco a questi under e ai nostri giovani vogliamo sicuramente mettere dei giocatori over di spessore. Certo, quello che dici tu, puntare più sui giovani che sugli over, sì, è una cosa che pensiamo di fare, però sicuramente abbiamo bisogno di quei giocatori esperti importanti, altrimenti saremo ridicoli a definirci probabili protagonisti della prossima stagione. Ci vogliono anche gli over forti. Che messaggio lancia la famiglia Danna, ma in modo particolare il direttore, ai tifosi marcianisani? Ma io penso che l'anno scorso è stato il mio primo anno da direttore generale qui e le cose sono andate alla grande. Io penso di lavorare come ho lavorato l'anno scorso, e tutti quelli che sono con me seguiranno la mia stessa linea. Quindi penso che anche quest'anno faremo belle cose. Vincere è difficile prometterlo, perché il campionato di Serie D è un campionato agguerrito e noi siamo alla nostra prima esperienza come società, però sicuramente non faremo brutte figure. Con il primo cittadino di Marcianise, dottor Antonio De Angelis, benvenuto a Golden Goal. Presentazione, non poteva mancare appunto il primo cittadino alla presentazione del Marcianise Progredi Tour, che parteciperà alla prossima stagione 2013-2014. Che augurio dà da primo cittadino alla sua squadra?
L'augurio è di raggiungere gli obiettivi che ho sentito sia sì, sono già prefissi. È un augurio che ci siamo fatti vicendevolmente. Cominciamo un'avventura nuova, io come primo cittadino con una nuova squadra e il presidente Danna, con, forse non come prima volta, ma certamente con una squadra un poco, credo, rivoluzionata. Avrà bisogno certamente di molta attenzione, cercheremo di snellire tutto ciò che di burocratico può rallentare quelli che sono i percorsi che loro devono affrontare. Mi hanno già fatto capire che ci stanno problematiche abbastanza serie e dovrebbero essere risolte. Sono appena 4 giorni, io non ho avuto il modo di vedere tutto, non so ancora il bilancio, mi auguro che qualcosa ci sia. Ma certamente, così come ho detto, poiché ho giocato a calcio, ho giocato in promozione d'eccellenza, i miei globuli rossi sono tanti piccoli palloncini. Il mio figlio gioca nella nazionale di calcio a 5 e quindi, anche se non è a 11 per voi è un poco diverso, ma comunque l'altro ha giocato nel calcio a 11 e ha fatto molto molto bene, molto conosciuto Achille. Sia Vincenzino che Achille sono tutti e due bravi. Quindi è una parte di me che appartiene al mondo del calcio e certamente cercherò di non deluderli, perché vede, ha detto bene uno dei signori che è intervenuto, il nome di una città può volare o può scendere anche in base a come si presenta sul piano nazionale, con dei percorsi che non necessariamente devono essere per forza percorsi di realizzazione di grandi opere o percorsi di realizzazione di grandi cose, ma lo sport, che può sembrare piccolo ma è così una grande cosa a livello comunale, provinciale, fino ad arrivare alle Olimpiadi, e i greci hanno fatto tanto per questo, no? È chiaro che può portare alla ribalta Marcianise in un segno positivo, quindi questi obiettivi sono prefissi, che loro dicevano in 3 anni, 2 anni, e che alla terza volta certamente adesso occuperanno spazi superiori. Mi auguro che insieme a questa amministrazione, che io ho definito l'amministrazione del fare e non delle promesse, così come ho ribadito, vedranno vincitori il sindaco per la parte che gli spetta nel star vicino a questa squadra, e lo farò senz'altro col cuore in mano, perché l'ingegnere Danna è una persona che merita, così come il dottore Ovidio Cadro, che ha voluto avermi qua insieme all'ingegnere Danna, e con questa bella squadra mi auguro di riuscire a fare la giunta così come hanno fatto loro, così mi dicevano in breve tempo. Veramente ho visto una famiglia, ho visto una squadra, così deve essere, e mi sono appuntato delle cose che voglio leggere, cioè ha detto che penso sia stato il mister. Dobbiamo avere voglia di stupire e mettersi in gioco, e io anche in questo ho idee abbastanza chiare come le sue. Voglia di stupire devono avere i miei assessori e voglia di mettersi in gioco. Se non hanno queste caratteristiche non so se riusciranno a fare dei buoni assessori. Qua mi vedo che ci stanno tutti i presupposti che questo possa avvenire, e possa avvenire in maniera veramente reale, e veramente auguro, penso che si può dire la parola augurare, auguro che possano raggiungere gli obiettivi che sono prefissi nel più breve tempo possibile alla scadenza del campionato, così come pare ci siano tutte le promesse. Capiamo l'entusiasmo del come primo cittadino, ma lo percepiamo, lo vediamo effettivamente, possiamo testimoniarlo tranquillamente. Dunque possiamo dire allo stesso modo che questo matrimonio neo-giunta di Marcianise con il suo sindaco in testa, con il Progreditur Marcianise con il suo presidente ingegner Danna, possiamo dire che questo matrimonio si è fatto. È in corso d'opera, diciamo che certamente ci sarà tutta la buona volontà, perché non c'è bisogno di matrimonio, basta una stretta di mano. Come io non sono l'uomo dei compromessi, assolutamente non lo sono mai stato in vita mia. Sono arrivato a 60 anni che con una stretta di mano ho raggiunto obiettivi importanti, quindi se c'è una stretta di mano vale quanto un'intesa di quelle solite sottoscritte da 15 notai. Starò vicino a loro per quanto possibile, io non so, ripeto, le casse comunali che cosa offrono, che cosa mi mettono a disposizione. Quale sarà l'assessore che sarà in grado di non deludermi, perché non sarò certo io, cercherò di spingerlo, il sindaco ha le idee per programmare e affidare poi i singoli uomini. Spero che non ci sia nessun assessore, che potrà capitare nel ramo sportivo, che deluda, però mi pare di avere le idee chiare già su chi poi più o meno andrà a occupare dei sali. Devono essere di alto profilo, competenti, e dovranno essere scelti per competenza, non perché imposti o voluti dai partiti. Li sceglierò in tal senso proprio che la competenza deve essere alla base per quel settore che loro dovranno di cui il settore dovranno occuparsi. Mi auguro che mi facciano lavorare bene, così ha potuto lavorare bene il signor Danna, il presidente. Se mi lasciano lavorare bene, se mi danno carta bianca e se nessuno mi condiziona, io certamente farò una bella squadra, una bella giunta, e raggiungeremo gli obiettivi come diceva il mister. Io le idee mie sono abbastanza chiare, anche io come lui voglio di stupire Marcianise. Allora, con l'ingegner Danna
padron, presidente del Progreditur Marcianise, prima squadra di Serie D che si presenta al nastro di partenza con le idee abbastanza chiare, possiamo dire. Sì, sicuramente idee abbastanza chiare. Stiamo ispezionando tutto il mercato per avere certezza che da noi vengano calciatori motivati e che siano padroni dei propri mezzi e validi per la nostra causa. Noi abbiamo in mente di fare un campionato da squadra competitiva e vogliamo i giocatori che siano all'altezza di questa premessa. E lo state dimostrando appunto presentandovi al pubblico di casa, ai tifosi della Marcianise, con il vostro allenatore. Avete preso un allenatore giovane ma con tanta esperienza allo stesso tempo, preparato, un tecnico che del calcio ne fa un credo. Sì, noi siamo abbastanza fiduciosi e siamo stati abbastanza convinti di Antonio Foglia Manzillo. Tanto che, pur avendo sentito e conosciuto e incontrato altri tecnici molto più blasonati e molto più quotati sul piano nazionale, però alla fine abbiamo scelto quello che ci ha convinto di più e quello che pensiamo di essere l'allenatore sicuramente in grado di gestire una squadra competitiva come vorrà essere la nostra. Io ho fatto la stessa domanda al primo cittadino. Possiamo dire che questo matrimonio amministrazione comunale Progreditur Marcianise si è realizzato? Lui ha detto ci stiamo lavorando. Sì, è vero, ci stiamo lavorando e contiamo di perfezionarlo e di riuscire a concretizzarlo. Ci stiamo lavorando anche noi. L'appello dell'ingegner Danna adesso è rivolto ai tifosi. Così come siete stati puntuali a presentarvi alla piazza, adesso quale vuole essere il suo appello? Il mio appello è che una grande squadra ha bisogno di una grande città e ha bisogno di grandi tifosi, di grandi strutture e ha bisogno di grande comprensione. Tutte queste cose insieme determinano una grande squadra. Noi stiamo alla ricerca di questa combinazione. Con Alessandro Malafronte, direttore tecnico del Progreditur Marcianise. Allora, come abbiamo parlato prima con il direttore generale, con il presidente, un Marcianise che si presenta ai nastri di partenza con grande entusiasmo. Sì, la voglia di stupire è tanta, la voglia di mettersi in gioco è tanta e stiamo parlando di una piazza che chiaramente una tra le più prestigiose del panorama calcistico meridionale. Ci sono tutti i presupposti per far bene. Io ho detto già prima in conferenza stampa e sin dal primo giorno che non sono arrivato in una società ma sono arrivato in una famiglia, e quando si arriva in una famiglia i presupposti per fare bene, insomma, come dire, sono di più, no? Rispetto alla semplice società. Le idee sono chiare, abbiamo iniziato da poco e io sono molto ottimista e fiducioso. Ecco, la linea del Marcianise Progreditur è quella giovanile, inizia proprio con il suo direttore generale, proprio con il suo direttore dell'area tecnica, ma anche lo stesso allenatore Foglia Manzillo. Diciamo giovane, una linea giovane, ma allo stesso tempo con tanta esperienza, ma anche con tanta voglia di stupire, perché insomma di solito i giovani, soprattutto nel paese, non parlo solo del campo calcistico, vengono sempre visti un po' come delle persone ai quali non si dà tanta fiducia. Lei ha detto bene, nel senso che questa credo sia forse la società più giovane d'Italia. Il direttore generale è giovanissimo, il direttore tecnico è giovanissimo, il mister è giovanissimo, le persone che comporranno lo staff tecnico saranno giovani. Però le idee sono molto chiare, esatto. Le pedine sono state messe tutte a posto giusto, ora sta a noi, insomma, iniziare a correre. Idee dunque di esperienza per questo neo Marcianise appena nato, targato 2013-2014. Lei in conferenza stampa è stato abbastanza chiaro, non ha detto nomi, ma qualche anticipazione di qualche
probabile arrivo al Marcianise possiamo darla? Ma i nomi in questo momento della stagione non si fanno, uno perché credo sia inopportuno, due perché credo sia poco elegante e poi perché credo sia controproducente. I contratti vanno depositati dal 1 luglio, ora siamo insomma ancora inizio di giugno. Pure se un giocatore ti dice di sì, però tra 10 giorni magari ha un'offerta migliore, è capace che insomma decida dall'altra parte. Ci sono tante trattative in corso, ripeto, il mister ci ha fornito uno schema dettagliato insomma di come lui vuole giocare, di quale sistema di gioco intende portare avanti a Marcianise. Noi ci metteremo tutta per accontentarlo, fermo restando che i giocatori vengono selezionati in base a determinate caratteristiche. Una è la moralità, perché insomma sappiamo bene i proprietari del Marcianise chi sono e che tipo di persone sono, e quindi c'è bisogno di ragazzi con la testa sulle spalle. Due è la compatibilità economico-finanziaria con i budget che ha predisposto la società per l'anno a venire, e tre sono la compatibilità con il sistema di gioco che Foglia Manzillo intende portare avanti. Non prenderemo persone, ragazzi, giocatori che insomma non si sposano perfettamente con il progetto tattico. Con il vicepresidente del Progreditur Marcianise, Laura Danna, per la prima volta abbiamo un dirigente del gentil sesso. Allora, ai nastri di partenza, questo Marcianise Progreditur alla grande si presenta alla piazza di Marcianise con progetti abbastanza chiari. Sì, diciamo che siamo ancora in fase diciamo, di studio, di analisi anche dei possibili pretendenti a questa squadra che stiamo allestendo. Abbiamo scelto comunque tecnici giovani col suo entourage, speriamo comunque di concretizzare al più presto, anche per rassicurare la piazza che è piuttosto diciamo, affamata di notizie, vuole essere appunto tranquillizzata. Ci stiamo lavorando a brevissimo comunque. Vi faremo vedere che stiamo allestendo una squadra comunque all'altezza della Serie D. Famiglia Danna, Marcianise Progreditur blindato, perché non riusciamo a tirare un nome di un giocatore. Ne abbiamo uno qua ormai abbastanza consolidato, altro Danna, la passata stagione campione appunto regionale con i baby del Marcianise, baby tra virgolette, ma ti sei distinto alla grande. Golden Goal ti ha portato anche un po' fortuna. Sì, è stata un'annata indimenticabile quella appena trascorsa, la Serie D con la conquista della Serie D con la prima squadra, il titolo regionale con la Juniores, anche grazie a voi di Golden Goal che ogni volta che siete venuti a riprendere la partita mi avete portato fortuna con un gol. Adesso niente, siamo pronti a ripartire, un altro mese di vacanza e poi pronti per la Serie D. Anche per te la stessa domanda, che messaggio lanciamo ai tifosi gialloverdi? Ai tifosi gialloverdi mi mando un messaggio di stare tranquilli, perché la società sta lavorando giorno dopo giorno per ottenere per riuscire a costruire una squadra di livello importante in Serie D. Sicuramente il Marcianise non farà la comparsa, e niente, di stare tranquilli perché Marcianise reciterà la sua parte anche in Serie D. Con Foglia Manzillo, neo tecnico del Marcianise Progreditur, abbiamo sentito la famiglia Danna al completo, idee abbastanza chiare, si parte da un tecnico giovane sì, ma con tanta esperienza. Con lei mister invece la squadra si ritroverà in quella dell'Abruzzo, se non sbaglio, per 15 giorni di ritiro. No, come ho detto in conferenza stampa, è la prima volta che mi capita di legarmi ad una società così presto. Perché al primo colloquio ho già avuto l'impressione di avere a che fare con gente che vuole fare calcio in un certo modo, che non disattende le promesse che fa, e di conseguenza credo che quest'anno, poi partendo anche da luglio, finalmente ho la possibilità anche di esprimermi in un certo modo, occasione che non mi è stata data negli ultimi anni, dove sono sempre subentrato e dove chiaramente non è la stessa cosa che partire dall'inizio. Sì, abbiamo preso un bel ritiro in Abruzzo, vediamo di presentarci il 1° settembre alla grande, perché la piazza lo merita. Ecco mister, per presentarla a chi non conosce Foglia Manzillo, qual è il suo modulo preferito in campo? Ma premesso che qui in questa zona mi conoscono abbastanza bene, perché ho allenato a Succiva, ad Aversa, dove sono state due annate veramente molto importanti per me.
per cui mi conoscono e mi apprezzano da queste parti. No, io sono un allenatore, mi dipingono come uno che ama lavorare con i giovani, forse perché io ho allenato, c'è una gavetta di settore giovanile molto molto lunga, però a me piace lavorare con un giusto mix di giovani e persone un pochettino più esperte, anche perché c'è bisogno dell'uno e dell'altro. Niente, quando inizio da subito il modulo di partenza è il 4-4-2, quando si possono acquistare calciatori che sono adatti a questo tipo di modulo. La variante sarà 4-2-3-1 in relazione a ciò che ci dirà il mercato. La rosa di quanti giocatori sarà composta? La rosa deve essere di 25 con tre portieri, perché oltre secondo me non si lavora bene, di meno puoi avere delle problematiche. In conferenza stampa lei è stato abbastanza chiaro, ha detto in questo momento ci sono molti giovani interessanti, però pochi proiettati verso i campionati dilettantistici, puntano più verso il professionismo. Ma Fogliamanzillo ha dato già alla società degli indirizzi in tal senso? Ah, sicuramente ho dato indirizzi non solo per quanto riguarda gli under, ho dato indirizzi a 360 gradi, anche perché ho deciso di venire qui a Marcianise proprio perché la società mi ha messo in condizione di metter bocca un pochettino su tutta la gestione, anche oltre l'aspetto tecnico, ed è questo quello che mi ha convinto ad abbracciare questo progetto. Si fidano di me e quindi non posso disattendere la loro fiducia. Di conseguenza, sì, per rispondere alla tua domanda, abbiamo dato indicazione sia per quanto riguarda gli under e gli over, però è chiaro il mercato è lungo e difficile e non potremo raggiungere tutti gli obiettivi, lo sappiamo, però voglio dire, siamo sicuri di portare a casa calciatori compatibili col nostro progetto. Ecco, Fogliamanzillo si avvarrà sicuramente di collaboratori che verranno qui insieme a lui, vogliamo presentarli? Ma diciamo che collaboratore adesso è ancora un attimino presto, proprio perché la società mi ha dato ampia facoltà di decidere anche lo staff. Sto avendo colloqui con alcuni professionisti perché lo staff non lo si può sbagliare. Negli anni ho maturato diverse esperienze anche spiacevoli da questo punto di vista, per cui l'allenatore da solo non può nulla. Se non è coadiuvato da professionisti, persone per bene soprattutto, e non può raggiungere determinati risultati, per cui per lo staff ci sto andando molto molto piano, mi sto prendendo il mio tempo per poter scegliere bene e non sbagliare, un aspetto che secondo me è decisivo. Ecco mister, per chiudere questa lunga intervista con lei, intanto le diamo il benvenuto e siamo contenti che lei sia alla guida del ProCredit Tour Marcianise. Cosa si sente di promettere e di chiedere, di dire ai tifosi del Marcianise? No, le promesse diciamo che a giugno è difficile farne, quello che posso, mi sento di dire è che questa società e il suo allenatore non piace fare le comparse, non piace solo partecipare, a noi piace vincere, piace andare via la domenica dal campo soddisfatti per aver fatto vedere un discreto spettacolo, possibilmente portando a casa la vittoria, quindi di obiettivi non ne posso parlare, non posso fare promesse che sarebbero bugie, mentirei a me stesso e alla piazza. Quello che posso dire è che a noi non piace fare le comparse e non la faremo. Con Ovidio Gadola, una persona che sta traghettando questo momento particolare tra amministrazione comunale di Marcianise e società del ProCredit Tour Marcianise. È uno che ha fatto da tantissimi anni calcio, è una persona che vive anche nel mondo della politica. Abbiamo dato un po' una presentazione di chi è Ovidio Gadola, ma quali sono le sensazioni, le idee di Ovidio per questa nuova stagione 2013-2014 del ProCredit Tour Marcianise? Diciamo che noi abbiamo avuto questa conferenza stampa, è la prima di questo nuovo anno, nella quale si sono presentati sia gli aspetti tecnici e sia il programma che il presidente Danna insieme allo staff ha messo sul tavolo. La mia è un'attività diciamo di sostegno,
principalmente ecco, cercare di fare in modo che nei luoghi si vada a valutare quello che è il vero senso dello sport, quindi la politica non mischiata allo sport, ma la politica per lo sport, quindi ognuno deve avere il suo ruolo e abbiamo avuto la presenza del sindaco Antonio De Angelis che ancora una volta io ringrazio, che mi ha dato la possibilità di ecco, accompagnarlo qui nella conferenza stampa e dove ha espresso giustamente quello che ho detto poc'anzi, che la pubblica amministrazione deve stare vicino a chi fa lo sport, non utilizzando lo sport per la politica ma facendo sì che la politica dia la possibilità allo sport di avere il suo sfogo. Quindi complimenti alla famiglia Danna per aver dato la possibilità al Marcianise di arrivare in interregionale, complimenti a tutti coloro ecco, che hanno partecipato a questa bella diciamo, vittoria, a questo bello obiettivo. Io sono col Marcianise già dall'anno scorso. Diciamo che le ultime 15 giornate sono entrato in collaborazione col presidente Danna, però a me non piace mettermi in mostra, piace stare da lontano e cercare di dare la mia piccola esperienza per tutti coloro che effettivamente nella nostra zona vogliono portare avanti le attività sportive e quindi dare la possibilità ai giovani di tenere un obiettivo, di tenere una visione, anche se oggi con le difficoltà che ci stanno purtroppo economicamente i nostri giovani soffrono molto e le famiglie soffrono molto, quindi dare lo spazio almeno durante la giornata di tenere qualche cosa, qualche obiettivo, che sia il calcio, che sia la pallacanestro, che sia tutt'altri sport, la boxe, ecco Marcianise sappiamo che ci sta come grandi sportivi della boxe, quindi tutto lo sport, far sì che nelle nostre zone dia la possibilità di avere uno sfogo e di avere degli obiettivi per il bene delle nostre collettività. Quindi la mia azione di politico non è stata altra che sensibilizzare, e che non c'è stato manco tanto bisogno, la politica marcenesana a far sì che ci sia qualcosa che possa dare un'opportunità maggiore a questa società del Marcianese. Dopo dunque questa lunghissima carrellata di interviste dove abbiamo avuto modo di sentire i protagonisti della prossima stagione, dal suo presidente ingegner Danna al primo cittadino di Marcianise De Angelis al tecnico Foglia Manzillo, dunque adesso Golden Goal vi dà appuntamento con le prossime notizie appunto di Marcianise, del nuovo Marcianise Progreditur, appuntamento vi ricordo anche per il ritiro che partirà il 5 di agosto in terra di Abruzzo con la formazione giallo-verde al completo. Da Francesco Cascella con le immagini di Vincenzo Vastarella dalla Progreditur di Marcianise. Davvero tutto, al prossimo appuntamento. Golden Goal, da noi solo i migliori.